Ciao a tutti, io sono Valentina e benvenuti all'Angolo del Focolare, dove condivido con voi semplici idee per organizzare, semplificare e vivere consapevolmente. Scusate, siamo nella mia nuova cucina e dobbiamo un attimo adattarci e abituarci ai rumori. Ma se mi seguite da un po' di tempo sapete quanto sia propensa, quanto volessi iniziare a provare a fare in casa delle fermentazioni base. La fermentazione base numero uno per eccellenza è lo yogurt fatto in casa. No, se la parcheggiamo questa moto? Lo yogurt fatto in casa appunto è il cibo fermentato numero uno. Per farlo fatto in casa io utilizzo una yogurtiera, ma voi potete farlo anche senza yogurtiera. L'importante è che abbiate qualcosa che mantenga temperatura costante la preparazione che andiamo a fare. La preparazione che andiamo a fare deve essere mantenuta fra i 40 e i 45 gradi ed è per questo che è più comoda la yogurtiera per me, visto che ce l'ho, me l'aveva regalata mia mamma che lei non utilizzava e io utilizzo tutte queste cose che mia mamma non utilizzava, tipo la macchina del pane che avete visto la settimana scorsa, la yogurtiera che utilizziamo oggi per provare a fare qualcosa di fatto in casa. Sole mangia tantissimo yogurt, in particolare per colazione, e quindi vorrei provare a farlo fatto in casa. L'avevo già fatto tempo fa, in casa vecchia, ma adesso mi sono detta è il momento di iniziare una produzione intensiva. Per fare lo yogurt fatto in casa vi serve 1 litro di latte e uno yogurt naturale fatto con i lattobacilli, con i fermenti lattici vivi. Dovete proprio controllare che negli ingredienti ci siano i fermenti lattici vivi e dovete prendere uno yogurt il più fresco possibile. Questo sarà lo starter, quindi la cosa che vi permetterà di iniziare il vostro yogurt. Fare lo yogurt fatto in casa davvero è semplicissimo, quindi mescolate bene il vostro litro di latte con lo yogurt. Vi consigliano un 170-175 grammi di yogurt. Per iniziare, naturalmente, di nuovo fatto con i fermenti lattici vivi, questa è la cosa fondamentale perché sono i fermenti che andranno quindi a reagire insieme al latte e creare il vostro yogurt. Mescolate bene e tutte le preparazioni successive andranno fatte con un residuo dello yogurt che avete preparato oggi, quindi questo litro di latte vi servirà per fare 6 vasetti o una preparazione unica che poi andrete a suddividere voi, appunto come se aveste un barattolone di yogurt. Quindi avrete 1 litro di yogurt e di questi 6 barattoli poi dovrete tenerne uno. Quel vasetto che utilizzerete, che vi rimarrà, vi servirà per fare lo yogurt successivo. Allo stesso modo, mescolando quindi il vasetto che vi avanza con 1 litro di latte e così via. È veramente la più semplice delle preparazioni a base appunto con cose fermentate e poi vediamo appunto che altro riuscirò a fare. Mi sembra mescolato abbastanza bene e adesso non devo fare altro che versarlo nei barattoli. Una volta versato nei barattoli lo lascerò riposare 12 ore, quindi che so, se lo faccio alle 8 della mattina, alle 8 di sera, se lo faccio alle 8 di sera sarà pronto alle 8 di mattina e così via, quindi 12 ore di riposo e poi lo yogurt è pronto. Scusate il repentino cambio di luce, ma oggi il cielo non ha deciso se fare temporale o bel tempo, quindi va come va. Ovvio che sbrodolavo. Bene. Scusate il pasticcio, ma se non faccio pasticci non è bello, non è divertente, no? Quindi adesso io copro i barattoli con il loro coperchietto e li metto nella yogurtiera. Una volta messi nella yogurtiera, mi raccomando, non toccatela, non urtatela, non sbattetela in nessun modo, non so per quale motivo, ma probabilmente perché ci sono i lattobacilli, i fermenti lattici vivi, che stanno agendo.
No, io non sono proprio brava a fare questa cosa. Ok. Questi sono i nostri barattoli di yogurt pronti. L'indomani mattina, o comunque quando saranno passate le 12 ore, vi basterà prendere i barattoli e magari lasciarli a temperatura ambiente per una mezz'oretta, perché appunto la yogurtiera scalda, e poi passarli in frigorifero, dove dureranno una decina di giorni al massimo. Se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di lasciare un pollice in su, di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, se avete intenzione di provare anche voi lo yogurt, o se magari l'avete già fatto e avete dei consigli da darci, non dimenticate di lasciare un commento qui sotto, perché sicuramente tutti possiamo imparare dall'esperienza di chi l'ha fatto prima di noi. Sicuramente io sono alle prime armi, per cui consigliate pure. E basta, io adesso questi penso che li mangeremo con diverse preparazioni, per cui magari io adesso vi lascio alle diverse preparazioni che mangeremo con questo yogurt nei prossimi giorni. Vi mando un bacio intanto e alla prossima, ciao! For too long for something to show. Same old places and faces of people with nowhere to go. But we're not like them, we are better, both you and I know. Grab your car keys and jacket, 'cause honey, we're ready to go. Let's get in the car and you'll drive, we're leaving tonight. Away from these streets and the cold buzzing neon lights. Been keeping our heads above water, struggling and striving. We ain't gonna turn back this time, we'll just keep driving. You got one hand on my knee, one hand on the steering wheel, world's passing by outside. The flickering light of the white lines in the corner of my eye. I'll never leave your side, I'll never leave your side, I'll never leave your side. The windows are rolled down, the radio's on, and my eyes are rolled. Got nothing to hide. If worse comes to worst, I'll be Bonnie and you can be Clyde. We've got two hearts ready to fire and enough ammunition. A 62 hardtop DeVille with a 4-speed transmission. You got one hand on my knee, one hand on the steering wheel, world's passing by outside. The flickering light of the white lines in the corner of my eye. I'll never leave your side, I'll never leave your side, I'll never leave your side. The windows are rolled down, the radio's on, and my eyes are rolled. Why?
Non mordicchiano. Com'è? Tu l'hai assaggiato? Sì.